Bene, riprendiamo con il professor Liberato De Caro. Viene dal CNR di Bari e, come già altre volte l'avete sentito, ha pubblicato 4 volumi su I cieli narrano. I cieli raccontano, che negli ultimi 2 è anche un commento passo passo del Vangelo. Io lascio a lui la parola perché lo conoscete anche voi come lo conosco io, per tutto quello che ha fatto fino adesso per Maria Valtorta e che certamente continuerà a fare, e su altri temi affini, perché Maria Valtorta intercetta anche altre cose importanti che riguardano la vita, i doni che Dio ha dato alla Chiesa. Lascio a lui la parola. Un applauso per lui. Grazie Don Ernesto per avermi invitato, per questa opportunità, e grazie a tutti voi qui presenti. Allora, io vi parlerò di uno degli argomenti che ho trattato in questo 4 volume, ce li raccontano, per ovvi motivi non possiamo approfondire tutto. Vorrei partire da dirvi come mai ho iniziato a interessarmi di Maria Valtorta. In realtà ho iniziato effettivamente nel 2013. Perché effettivamente, come è stato messo, ha delle sovrapposizioni con altre missi della cristianità, come anima vittima, però i suoi scritti hanno una peculiarità che li rendono unici nel panorama, diciamo, della storia della cristianità. Perché per la prima volta è stato possibile verificare quanto scritto da un mistico con l'ausilio della scienza. Usando l'accezione più ampia possibile di questo termine, perché è stato possibile ricostruire tutta una cronologia, e per verificare che la cronologia fosse effettivamente compatibile con tutti i vincoli storici, astronomici, documentali che noi abbiamo, sono stati pubblicati 3 lavori su Annales Theologici, che è una rivista dell'Università Pontificia di Santa Croce, quindi è stato un lavoro che ha permesso di verificare che era una possibile cronologia quella che è sottesa tutta l'opera valtortiana, tutta la narrazione degli avvenimenti e la vita di Gesù. Sono stati fatti studi di meteorologia, perché Maria Valtorta descrive anche se piove o non piove. Abbiamo verificato che effettivamente anche in questo quasi fosse si trattasse, diciamo, di un osservatore, un pellegrino in qualche maniera, che ha attraversato in quei 3 anni di vita pubblica di Gesù le vie della Palestina, annotava proprio tutto, e ciò che lei ha scritto dal punto di vista delle analisi statistiche che si possono fare su le piogge, per quello che è il clima della Palestina, ancora una volta tutto torna coerentemente. E studi linguistici, perché ci sono diversi autori che contribuiscono, secondo quello che scrive Maria Valtorta, ai suoi scritti mistici, perché ci sono tanti brani che iniziano con dice Gesù, e quindi è Gesù che parla, oppure dice Maria, riferimento alla Madonna, e così via. E abbiamo potuto verificare ancora una volta che gli stili linguistici che sono coinvolti in questi brani si differenziano così tanto da permetterci di dire che non sono quelli di Maria Valtorta, perché quello suo lo conosciamo dalla sua autobiografia. È emerso anche uno studio sulla Sacra Scrittura, perché lei, tra le altre cose, dice che il primo evangelista a scrivere i Vangeli è stato Matteo, e abbiamo anche un po' approfondito questa questione. Ci sono studi sul velo di Manopello, perché poi lo vedremo nel dettaglio perché, perché, diciamo, potrebbe essere quello della Veronica, che durante la passione di Gesù ha coperto il suo volto, e studi anche sulla sindone. Insomma, ha dato, come dire,
la possibilità di approfondire tante tematiche, chissà quanto ce ne sono ancora. Per dare un'idea della ricchezza di ciò che lei scrive, vi ho riportato giusto un passo dove dice: la mia sindone, o Maria, per chi sa vedere, è non solo testimonianza che io sono veramente morto e risorto, ma anche testimonia di come fui concepito e nacque non secondo le leggi dell'umanità. E quindi conferma le verità che la religione mi insegna: il mio concepimento per opera dello Spirito Santo, la divina maternità di Maria, la sua verginità perpetua, la mia passione e morte, la mia risurrezione gloriosa, ma cioè conferma a chi nella luce di Dio è dato di vedere. Quindi, di solito quando si pensa alla sindrome di Torino si pensa alla passione e morte. In realtà, per chi ha fede, ovviamente c'è anche una reliquia autentica che mostra la presenza degli effetti della risurrezione. Però questo brano di Maria Valtorta addirittura dice che sulla sindone ci sarebbero riferimenti al concepimento per opera dello Spirito Santo, cioè la divina maternità di Maria e la sua verginità perpetua, quindi a una nascita di Gesù che anch'essa è andata al di là delle leggi naturali che non conosciamo. Quindi non solo il concepimento avvenuto in maniera soprannaturale, ma anche la nascita. E sono cose che interrogano ovviamente, che è possibile, di cui è possibile parlare effettivamente nella luce di Dio, perché stiamo parlando di dogmi, no? Quando si parla di verginità perpetua di Maria o il concepimento però dello Spirito Santo. Ed è un argomento in cui dobbiamo entrare, diciamo, in punta di piedi, senza pregiudizi, e cercheremo di vedere velocemente almeno qualcosa, perché non c'è tempo per approfondire tutto, e però in questo libro, in questo quarto volume che ho scritto, tutte queste questioni poi vengono approfondite. Vorrei partire dalle principali reliquie della cristianità. Perché? Perché è come in un incidente ci può essere un testimone oculare. Se ci sono più testimoni oculari, allora si ha la certezza che questi testimoni stiano dicendo la stessa cosa, e si possono descrivere con maggior dettagli le dinamiche di quanto è successo. E c'è questo libro interessante, molto ricco dal punto di vista fotografico, uscito in lingua italiana nel 2019, che si chiama Testimoni del Mistero, e fa riferimento a queste reliquie, che sono, le ho riportato qui, le più importanti della cristianità, di quelle che sarebbero state a contatto col corpo di Gesù in particolare. E questo libro è uscito prima in lingua polacca, poi in inglese, adesso è arrivato anche in lingua italiana. E la cosa particolare qual è? Se guardiamo, queste tre reliquie sono state tutte e tre datate con il carbonio 14, con la cosiddetta tecnica della radiodatazione. Il carbonio 14 dice che la sindone di Torino è circa del 1300, la tunica della Gentel è del 680 d.C. ovviamente, e il sudario di Oviedo è del 740. Quindi si tratterebbe di tre reliquie di tre epoche diverse. E allora uno cosa dovrebbe concludere? In base a questa analisi scientifica, uno dovrebbe dire che si tratta di tre falsi medievali, addirittura realizzati in epoche differenti. Quindi perché continuare ancora a studiarle? Perché in realtà hanno qualcosa di comune molto particolare, che è il sangue del gruppo AB, e se si tratta di tre reperti medievali di epoche differenti, allora è necessario concludere che per caso si trova sempre sangue dello stesso gruppo su queste tre reliquie, anche perché il gruppo AB0 è avvenuto con la scoperta all'inizio del secolo scorso, un medico austriaco che per questo ha vinto il premio Nobel, perché attraverso questa scoperta fu possibile salvare tante vite umane durante la Prima Guerra Mondiale, appunto con le trasfusioni di sangue che prima non si potevano fare. Bene, ci sono stati diversi studi sulla sindone, da diversi autori, poi sul sudario di Oviedo e anche sulla tunica, e alla fine essenzialmente hanno sempre tutti confermati che delle quattro possibilità, gruppo A, B, AB o 0, si tratta sempre del sangue di gruppo AB, e questa cosa
Se volete sapere di più, c'è questo testo molto interessante, scritto da un medico. Perché è un punto importante? Perché uno va a verificare quanto frequente è il sangue B nel mondo e si accorge che il sangue B nel mondo è il più raro. Mettendo insieme l'RH positivo e negativo, che non si conosce, del sangue delle reliquie, abbiamo che al massimo si può arrivare al 5%. 5% cosa vuol dire? Che se per caso è stato usato sempre sangue del gruppo AB, se effettivamente si tratta di falsi medievali di tre epoche diverse, la probabilità che per caso ciò è avvenuto è 0,05% al cubo, per 0,05 per 0,05, cioè la probabilità che ciò sia avvenuto per caso è dello 0,01%, veramente bassa. L'alternativa qual è? L'alternativa che invece tutte e tre sono state a contatto con lo stesso uomo e che aveva il sangue di gruppo B. E quella probabilità che ciò sia avvenuto è quella complementare, che è del 99,99%. E quindi si può concludere che queste tre reliquie sono tutte e tre autentiche, con un margine di incertezza molto basso, che è dello 0,01%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la datazione del carbonio 14 non sempre è attendibile, in particolare per i reperti archeologici tessili, quando non sono conservati in isolamento, quando sono al centro dell'attenzione, toccati, utilizzati per motivi cultuali, eccetera. E questo perché? Perché la struttura proprio del lino, delle fibre di lino, è una struttura, diciamo, con molti spazi, e quando effettivamente ci sono delle contaminazioni di carbonio di epoche successive, la datazione viene falsata, ed è perché è difficile poi ripulire e eliminare queste contaminazioni. E in particolare c'è una novità sulla radiodatazione della sindone, perché gli esperimenti sono stati fatti nell'88, nell'89 pubblicati i dati su una rivista prestigiosa, Nature, e i tre laboratori, erano Oxford, Tucson e Zurigo, e il British Museum, che era l'istituzione incaricata dell'analisi statistica, non hanno mai voluto rendere pubblici i cosiddetti dati grezzi, che sono i dati da cui poi sono state estratte le date. Però nel 2017, quindi soltanto un paio d'anni fa, c'è stato un avvocato francese che ha richiesto, tramite uno strumento giuridico recente, il cosiddetto Freedom of Information Act, al British Museum di ottenere questi dati. E praticamente questo strumento giuridico permette di avere accesso a qualsiasi dato che non abbia valenza penale, e quindi sia, diciamo, da questo punto di vista neutrale. E quindi qualunque dato amministrativo e non solo, se non ha quindi altre rilevanze, deve essere accessibile a qualsiasi cittadino. Ebbene, la cosa che è emersa, e questa è una pubblicazione del 2019, quindi di questo anno, è che, guardando quindi i dati grezzi, quelli che il British Museum non ha voluto mai dare sulla datazione del carbonio 14, i tre laboratori hanno trovato tre valori diversi e hanno avvicinato, diciamo, elaborando i dati, tra di loro i risultati, per renderli compatibili in quello che era l'errore di misura. È come se avessero fatto, non so, per fare un esempio, una misura di altezza di una persona, e l'errore di misura è di 10 cm. Allora uno ha trovato 1,50 più o meno 10 cm, l'altro 2 metri più o meno 10 cm. Non sono compatibili, perché se io a 1,50 aggiungo l'errore arrivo a 1,60, se a quello di 2 metri io tolgo l'errore di 10 cm arrivo a 1,90, 1,60 è diverso da 1,90. E quindi questa era la reale situazione. Avrebbero dovuto dire che quindi tre campioni avevano, le tre regioni che sono queste qui, di diverso colore, avevano quindi contenuti di carbonio 14 differenti, che quindi implicava che erano contaminate. E allora cosa è stato fatto? Si sono state avvicinate le medie, invece di quindi avere poi 1,50 e 2 metri, 1,70 e 1,80, più o meno 10,
e quindi hanno reso poi tra di loro compatibili i risultati per poter escludere la contaminazione. Ovviamente questa operazione non è corretta dal punto di vista scientifico, e quindi è emerso effettivamente che con assoluta certezza che la sindone di Torino, meno quella porzione della sindone di Torino, era contaminata, e quindi la datazione della sindone di Torino non è attendibile. E questo risultato, ripeto, è stato presentato, è recente, di quest'anno. E quindi, in definitiva, dalla verifica inoltre della presenza sempre di sangue B sulla sindone, sul sudario e la tunica, e ne consegue quindi queste tre reliquie sono state sempre a contatto, sempre con la stessa persona, e sono autentiche. E allora iniziamo a vedere cosa ci racconta la sindone di Gesù. Bene, partiamo dal Vangelo. Cosa ci dice l'Evangelista Giovanni? Ci dice: era il giorno della preparazione, i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzano le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzano le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Vi siete mai chiesti come mai, a differenza degli altri due condannati, Gesù era già morto? Cioè, in tre ore era già morto. Ve lo siete mai chiesto? La sindone cosa ci racconta sulla passione e morte di Gesù? Ci dice che, guardiamo questa diapositiva, ci dice che una delle spalle di Gesù, la destra, è molto più bassa della sinistra a causa di una lussazione molto elevata di una delle due spalle. E questa è stata messa in relazione, quindi il fatto che, diciamo, la testa dell'uomo è uscito poi dalla sua collocazione naturale all'interno della spalla, ha in questo studio che è recente, del 2017, con la caduta, no, di Gesù sotto la croce. Ma questa ricostruzione però ci sta dicendo che Gesù portava la croce intera, o meglio, l'uomo della sindone, e quindi, diciamo, se effettivamente si tratta di Gesù, portava la croce intera. Ma più volte è stato dibattuto, ma Gesù portava la croce intera o portava soltanto il palo orizzontale, cosiddetto patibulum? Maria Valtorta descrive la croce intera di Gesù. Questo studio conclude che la presenza di questa lussazione è compatibile con la caduta e poi con la lussazione della spalla causata dalla croce intera. E sempre questo studio sempre molto recente, del 2017, si vedono anche delle zone di contatto più dove le pressioni sono più elevate, che sono compatibili sempre con due punti di contatto della croce con la spalla e quindi con della croce intera. E quindi effettivamente gli ultimi studi sembrano confermare che Gesù dovrebbe aver portato la croce intera, prima su una spalla, poi sull'altra, poi dopo non ce l'ha fatta più, forse probabilmente dopo la caduta, che con la dislocazione della spalla destra, e dopodiché, come ben sapete, è intervenuto un aiuto, il cireneo. E quindi anche la sindone, come dice Maria Valtorta, ci dice che Gesù ha portato la croce intera, un po' smentendo, ovviamente, o se vogliamo, approfondendo degli studi preliminari precedenti in cui si era ipotizzato il trasporto soltanto del patibulum, cioè del braccio orizzontale. Poi, altra questione importante su cui si è dibattuto molto: Gesù è stato crocifisso nei polsi o nelle mani? Allora, questo è quello che scrive Maria Valtorta. Quando ho trovato EMV, vuol dire Evangelo, come mi è stato rivelato, di Maria Valtorta, è una abbreviazione. Bene, scrive: due carnefici li si siedono sul petto per tenerlo fermo, un terzo li prende il braccio destro, il quarto, che ha già in mano il lungo chiodo acuminato, guarda se il buco già fatto nel legno corrisponde alla giuntura radio-ulnare del polso, va bene, il boia appoggia la punta del chiodo al polso, alza il martello e dà il primo colpo.
aggiuntura radiomulare è quella che si vede anche nella figura, nella radiografia sarebbe questa regione qua del polso, alla fine delle ossa del braccio, all'inizio delle ossa del cosiddetto carpo, che è il polso. E quindi sta dicendo che questa prima chiodo entra nel polso. Dopodiché troviamo scritto la mano destra inchiodata, allora si passa alla sinistra, il foro non corrisponde al carpo, allora prendono una fune, leggono il polso sinistro e tirano fino a slogare la giuntura, a strappare tendini e muscoli, allora si arriva appena all'inizio del metacarpo, presso il polso. Si rassegnano e inchiodano dove possono, proprio al centro del metacarpo. Il centro del metacarpo è questa regione qua, cioè sarebbe questa regione qua. Quindi siamo nella mano. E a questo punto c'è una prima osservazione, perché erano già praticati i fori nel legno? Perché il legno secco è molto duro e i chiodi romani non erano di acciaio, erano di ferro non temperato. Quindi si sarebbero storti nell'entrare nel legno, quindi erano perforati. Evidentemente era stata sbagliata la misura e quindi è stato necessario slogare anche l'altro braccio a Gesù, quindi il destro per la caduta sotto la croce, il sinistro per far arrivare l'altro polso in corrispondenza del foro già realizzato nel legno, ma non è stato possibile e quindi è stato crocifisso nella mano. C'è questo studio del 2018, quindi dell'anno scorso, che ci dice che effettivamente cosa hanno fatto? Hanno fatto questo tipo di costruzione. Hanno preso le immagini frontale e posteriore, dorsale e posteriore della sindone, le hanno messe in un modello nel computer, hanno realizzato un modello tridimensionale e una scultura, l'ha fatta Rodella, uno scultore, e hanno verificato che effettivamente l'unico buco, perché una mano copre l'altra, l'unico buco che noi vediamo, no, se vedete qua, il foro corrispondente, che poi è il foro di uscita, perché l'entrata noi non la vediamo, quella all'interno, il foro di uscita non è nel polso, che sarebbe questa regione qua, ma è all'inizio del metacarpo, proprio come scrive Maria Valtorta. Siamo in questo studio molto recente, 2018, gli autori dicono che sono probabilmente entrati in obliquo con il chiodo, cioè entrando da qui e poi uscendo nella parte centrale della mano, per cercare di raggiungere il foro e poi dando le martellate il foro, man mano che è entrato nel foro del legno, ha stirato anche ulteriormente il braccio. E allora abbiamo quindi questa cosa che è interessante, perché si correla perfettamente con quello che scrive Maria Valtorta e sono risultati di studi recenti. E quindi la sindone sembra dirci che Gesù è stato crocifisso nel polso destro e nella mano sinistra, proprio come descritto dalla mistica di Viareggio. E poi crocifissione di un piede, cioè con un chiodo e di un chiodo, la crocifissione dei piedi, perché effettivamente i piedi, come vedete in questa ricostruzione fatta da questo sindonologo spagnolo, hanno una direzione differente, no? Tant'è vero che uno dei due ha lasciato l'impronta sulla sindone, l'altro no. E perché effettivamente sono così? Perché sono rimasti così bloccati dal rigor mortis, no? Ma avevano quella particolare conformazione per il semplice motivo che gli studi, sempre questo è del 2017, hanno potuto verificare che il punto di appoggio, il cuneo di appoggio era molto piccolo e già è stato utilizzato un solo chiodo e quindi il piede che stava sotto si è dovuto distendere molto sul palo della croce, mentre il secondo piede, avendo l'appoggio del primo, ha potuto mantenere una posizione più naturale. Sono rimasti così irrigiditi con il rigor mortis. E Maria Valtorta a riguardo cosa scrive? Dice, e quindi la base di appoggio dei piedi, quindi poi adesso lo vediamo, prima volevo
aggiungere questo commento, la base di appoggio dei piedi quindi era molto piccola e il condannato per non morire doveva far leva su quel piccolo appoggio con i piedi, ovviamente sopportando dolori atroci, no? E però doveva fare anche forza con le braccia per poter respirare, perché gli studi hanno anche dimostrato che la crocifissione comporta un'asfissia posizionale, cioè una incapacità di respirare, quindi bisognava sempre tirarsi su. Ma se Gesù aveva tutte le due spalle slogate, non poteva tirarsi su. Se non poteva tirarsi su, è morto molto più rapidamente rispetto agli altri, a quello che erano i tempi di morte sulla croce, che invece erano molto più prolungati. E intanto lì si poteva rimanere in vita anche per diciamo, giorni. E quindi intanto rompano le gambe ai due altri condannati perché era vicino alla Pasqua. Ma Gesù era già morto per quel motivo che ho appena detto. E la sindaca ci dice: un solo chiodo e un piccolo cuneo di appoggio. Ecco cosa scrive Maria Valtorta: a 2 metri o più dal termine della croce è un piccolo cuneo appena sufficiente a un piede. Il lunghissimo chiodo, quindi parla di un piccolo cuneo e di un solo chiodo, lungo il doppio e largo il doppio di quello usato per le mani, compiono l'operazione molto più difficile dell'inchiodatura di un piede su un altro. Quindi ancora una volta c'è questo correlarsi perfettamente con quello che gli studi più recenti hanno messo in evidenza sulla sindrome di Torino. Vediamo le cause della morte, anche questo è abbastanza recente, del 2015. Si parla di blocco renale che ha causato un edema polmonare, cioè un accumulo di liquidi nei polmoni, e anche un accumulo di liquidi cosiddetto pericardio, che è una membrana che riveste il cuore e che, riempendosi di liquido, causa la cosiddetta, il termine medico, il tamponamento cardiaco, cioè il cuore, siccome ha una pressione esterna, fa sempre più fatica a pulsare, sempre più fatica, e quindi alla fine poi non ce la fa più e si ferma. E quindi questa diciamo, è la causa della morte prematura di Gesù. Vediamo cosa dice Maria Valtorta. Parla di soffocazioni, Gesù parla di soffocazione, tosse per i polmoni contusi dalla barbara flagellazione e resi edematici dalla posizione sulla croce. Quindi abbiamo rimando, riferimento all'edema polmonare. Poi le mie reni, quasi franti dei flagelli, non hanno più potuto lavorare, l'uria si è accumulata e sparsa nel mio sangue, nel mio corpo, dando le sofferenze dell'intossicazione uremica. Quindi c'è riferimento al blocco renale e per ultimo anche c'è riferimento al versamento pericardico. Quindi troviamo una descrizione dettagliata di quelle che poi sono le cose che stanno emergendo man mano che i medici, gli anatomopatologi approfondiscono quello che è possibile verificare sulla sindrome di Torino. E cosa ci dice la sindrome sul colpo di lancia al fianco? Se i polmoni erano pieni d'acqua, perché vedete, per raggiungere il cuore, passando fra la quarta e la quinta costola, bisogna attraversare prima il polmone e poi si raggiunge il cuore. Se i polmoni erano pieni d'acqua, no, cosa sarebbe uscito prima? Il sangue o l'acqua? L'acqua. E Maria Valtorta cosa scrive? Dalla ferita geme molta acqua e un filino appena di sangue. Anche se nei Vangeli c'è genericamente indicato sangue e acqua. Quindi ancora una volta descrive qualcosa di corretto da quello che la medicina può dedurre. Non solo, il colpo di lancia, dice, penetra profondamente da sotto in su, da destra a sindrome. E sappiamo che l'uomo della sindrome è stato inferto dal costato destro, come fa in questa rappresentazione del Beato Angelico, e la tecnica schermistica romana prevedeva che il colpo fosse inferto dalla mano sinistra con la destra che faceva da guida. Però, se la croce era così alta, il colpo della lancia sarebbe stato troppo rivolto dal basso verso l'alto, sarebbe stato poco obliquo per perforare prima il polmone e poi il cuore. Proveniente da troppo basso, avrebbe perforato solo il polmone, senza raggiungere il cuore. No? Cioè, mentre questa era la posizione corretta, diciamo, il percorso corretto che ha fatto la punta della lancia, se fosse stato molto in alto il condannato, cioè Gesù, allora la lancia avrebbe avuto difficoltà a raggiungere il cuore dopo aver perforato il polmone.
In altri termini, questa è la giusta posizione per far sì che il colpo di lancia del centurione possa perforare sia polmoni e poi cuore. E quindi la croce era bassa, e quindi se era bassa era anche più facilmente trasportabile, perché era più leggera, e quindi ecco perché, diciamo, Gesù ha potuto trasportare lungo la salita a Monte Calvario l'intera croce. Quindi si vanno a incastrare come le tessere di uno stesso puzzle diversi elementi. E che cosa dice Maria Valtorta? Dice: a un mezzo metro dal suolo, forse meno, stavano due piedi trafitti. Quindi descrive un Gesù crocifisso con una croce molto bassa. E anche questa è una cosa che torna correttamente. E secondo voi, quando Gesù è stato attaccato alla colonna, era attaccato in questa maniera o in quest'altra? La seconda. Sì, è corretto, perché effettivamente la ricostruzione dei colpi di flagello sono anche sui pettorali, no? Sul petto. E ovviamente se Gesù fosse stato legato così, le braccia avrebbero fatto da schermo e non poteva avere i colpi del flagello. No? E questa è la ricostruzione che viene fatta del modo di cui Gesù era legato, degli studi. No? Guardate, quindi con le braccia verso l'alto, sulla testa, e addirittura in punta di piedi. Dagli studi sulla Signone. E Maria Valtorta cosa dice? E al centro un'alta colonna simile a quella porticata, questa viene legato a Gesù con le mani congiunte sull'alto del capo, proprio come nella figura, dopo che fu fatto spogliare, le mani legate ai polsi vengono alzate fino all'anello, di modo che egli, per quanto sia alto, non poggia al suolo che con la punta dei piedi. Quindi ancora una volta descrive ciò che poi è stato trovato. Casco o corona di spine? Guardate qui, le lesioni sulla nuca dell'uomo della Sindone sono sia sulla zona bassa della nuca, ma anche qualcuna sulla zona alta. E tant'è vero che alcuni, se non oggi, hanno detto no, si trattava di un casco di spine, non di una corona. Però il Vangelo, questa è la traduzione italiana, però ovviamente la lingua greca è molto, una lingua molto più ricca, l'italiano, usa dei termini ben precisi, e l'Evangelista parla di corona di spine, non di casco di spine. E allora come si spiega questa cosa? Rimane un po' un mistero per certi versi, però guardando quello che scrive Maria Valtorta si capisce che si trattava di una corona di spine, e vediamo cosa scrive. Piegano a cerchio i rami e li calcano sul povero capo, ma la barbara corona ricade sul collo. Non ci sta, era troppo larga, no? Più stretta, levala. La levano e graffiano le guance, risicando di accecarlo, e strappano i capelli nel farlo, la stringono. Ora è troppo stretta, e per quando la pigino conficcando gli aculi nel capo, essa minaccia di cadere. Via di nuovo. La modificano e ora va bene. E quindi la seconda volta, quando la stringono troppo, causano queste lesioni, queste poche lesioni nella zona alta della cute del cuoio capelluto, che hanno fatto pensare alcuni sinologi che si trattasse di un casco, diciamo, non considerando quello che scrive l'Evangelista. Invece Maria Valtorta ci fa capire che ci spiega perché ci sono le lesioni nella parte alta del capo, e ci fa capire che è proprio una corona di spine. Come si è formata l'impronta corporea sulla Sindone, no? Dice Gesù a Maria Valtorta: sappiate che le contusioni feroci e le mie reni sono state l'agente chimico più potente nel miracolo della Sindone. Le mie reni, quasi franti dei flagelli, non hanno più potuto lavorare, ve l'ho detto prima, il blocco renale, no? Che sono stati confermati dagli studi sulla Sindone, come quelli arsi da una vampa, sono stati incapaci di filtrare, e l'urea si è accumulata e sparsa nel mio sangue, nel mio corpo, dando le sofferenze di intossicazione uremica e reagente, quindi, che trasudando dal mio cadavere fissò l'impronta sulla tela. Dovete sapere che l'urea non è stata trovata praticamente, l'urea sulla Sindone di Torino. E dovete sapere che anche l'urea è inerte. Infatti l'urea, dice il testo, no? Dà il reagente che trasudando il mio cadavere fissò l'impronta sulla tela. E però, come mai effettivamente la Sindone non presenta urea? In realtà c'è un'altra reliquia, la tunica di Argentel, che ne è intrisa. E perché la differenza tra queste due? Questa per esempio è una fotografia a microscopio di un cristallo di urea, questa è la ricostruzione trovata sulla tunica di Argentel.
è perché l'urea diventa chimicamente attiva quando produce, per esempio, ammoniaca, quando viene decomposta dall'azione dei batteri. Pensate al sudore sotto le ascelle, no? E se non c'è pulizia e non c'è un antibatterico, questi batteri agiscono, decompongono l'urea in maniera enzimatica, producono quindi l'ammoniaca e quindi poi ci sono anche queste azioni, diciamo, anche di cattivo odore, che per evitare spesso noi usiamo per esempio un deodorante antibatterico, perché effettivamente l'azione, diciamo, per inibire appunto la scissione enzimatica dell'urea, grazie all'azione dei batteri, si deve evitare che ciò avvenga proprio con un antibatterico. E sul cadavere di Gesù era stato spalmato l'aloe e la mirra, che sono potenti antibatterici. Quindi l'azione, diciamo, dell'ureasi, così si chiama, dei batteri, era inibita. E venivano spalmati proprio per evitare che ci fosse questa azione. E quindi, diciamo, l'urea che era presente sul corpo di Gesù non poteva essere decomposta in questa maniera. E non solo, ma l'immagine corporea non si è formata per semplice contatto, perché è presente anche dove non c'è contatto. Guardate qui, per esempio, nella regione che va dal torace alle braccia, cioè, se noi pensiamo a un lenzuolo che avvolge, c'è uno spazio, però l'immagine la vediamo. Lo stesso fra il naso e la fronte, oppure sotto la bocca e così via, no? E così via anche qua per i piedi. E allora che cos'è che ha permesso la formazione di questa immagine anche dove non c'era il contatto diretto con il lenzuolo? Ebbene, l'ipotesi che si può fare, cioè questa caratteristica dell'immagine corporea, diciamolo chiaramente, non è, per la scienza rimane senza risposte, per questo molti tendono a forzare dicendo che si tratta di un dipinto, ma è stato dimostrato che non si tratta di un dipinto. E quindi in fondo è una cosa che è un mistero che la scienza non riesce a spiegare. Quello che noi possiamo dire è che può esserci stata una forma di energia che è stata emessa al momento della risurrezione, fronte retro, e che avrebbe questa, diciamo, energia avrebbe quindi formato queste due immagini. In che maniera? Con un processo che si chiama fotolisi, cioè la decomposizione dell'urea non attraverso i batteri, ma attraverso quindi questa energia, producendo l'ammoniaca che sarebbe stato poi l'elemento chimico che ha attaccato chimicamente le fibre del lino e che poi in seguito si sarebbero ossidate, perché quando l'ammoniaca attacca le fibre del lino l'ingiallimento non avviene immediatamente. Quindi c'è da immaginarsi che la sindrome di Torino all'inizio non mostrava nessuna immagine, ma mostrava dell'impronta corporea, ma soltanto le macchie di sangue. Effettivamente, vediamo cosa troviamo scritto nell'opera di Maria Valtorta: sappi che più i giorni sono passati, e più su di esse è apparsa nitidamente la figura di lui. Quindi l'immagine dell'uomo della sindrome, l'immagine corporea, all'inizio non c'era. Così come era dopo il lavacro. Quando la ritirammo dal sepolcro, pareva che semplicemente conservasse l'impronta delle sue membra coperte dagli oli e ad essi mescolati, scogli di sangue e di siero dalle molte feriti. Ma più il tempo è passato e più l'impronta si è fatta precisa e chiara. Egli è là, su quella tela, bello, imponente, anche se ferito, sereno, pacifico, anche dopo tante torture. Quindi ancora una volta abbiamo un riferimento corretto. Quindi per la scienza però qual è il problema? Che un cadavere non può emettere un'energia sufficiente per decomporre l'urea e quindi per permettere questo processo chimico e imprimere l'immagine sul lenzuolo di lino. In altri termini, la scienza ci permette di descrivere ciò che vediamo, ma non l'origine, la fonte dell'energia. E quindi in fondo per la scienza questa immagine, l'immagine del corpo dell'onda sintetica, rimane comunque un mistero. E allora, andando appunto a cui siamo partiti, la mia sindrome Maria, e quindi conferma la verità, il mio concepimento però dello Spirito Santo, la divina maternità di Maria, la sua verginità perpetua, quando leggiamo questo possiamo fare riferimento sempre a un qualcosa che ha scritto, che troviamo nelle scritte di Maria Valtorta, che Maria era la Immacolata, esente dall'eredità della colpa di Adamo. La giustizia divina, la senza colpa, non applicò le due principali condanne della carne, di Eva in specie,
il dolore della morte, e cioè abbiamo il dogma dell'assunzione, e il dolore del parto. La mia nascita fu un'estasi dolcissima, fu il primo pianto del figlio Dio, quello che strappò la madre dalla contemplazione di Dio. E quindi dire che sulla sindrome di Torino c'è la prova della verginità perpetua sa indicare che come Gesù per attraversare il lenzuolo lo ha fatto emettendo questa energia al momento della risurrezione, il lenzuolo della sindrome di Torino. E così, quando è venuto al mondo, quando è nato, no? Per lasciare Vergine Maria, così come è stato concepito soprannaturalmente, è nato soprannaturalmente, in una maniera non naturale. E quindi ha preservato Maria da questo dolore. Maria ne ha sofferti tanti altri di dolori, lo sappiamo benissimo, e sono raccontati in maniera molto vivida da Maria Valtorta. E però, tornando a quello che diceva Saverio prima, effettivamente forse le mistiche che sono anime vittima sono per la maggior parte donne, perché loro biologicamente sono predisposte a dare la vita attraverso una sofferenza estrema, che è quella del parto, no? Perché è la loro natura. Noi uomini forse non siamo capaci perché non, di questo. E fin fondo, cosa fa poi effettivamente un'anima mistica? Con la sua sofferenza dona la vita a qualcun altro, anche se in quel caso si tratta di vita eterna. E quindi evidentemente Gesù non ha attraversato solo il lenzuolo funerario, diciamo, il momento della risurrezione, ma anche il grembo della madre quando è venuto al mondo. E l'ultima, qualche altra diapositiva sul volto di Gesù, perché c'è questo brano dell'Evangelo dove dice il velo della Veronica è anche un pungolo, quindi parla di velo della Veronica. Non parla nemmeno di Nike, che è il personaggio, diciamo, che secondo la narrazione nell'opera di Maria Valtorta, durante la Via Crucis pone questo velo sul volto di Gesù. Il velo della Veronica è anche un pungolo alla vostra anima scettica. Sta dicendo non esiste, esiste, è opera di un artista, non è opera di un artista. Confrontate il volto dei sudari e quello della sindone, vedrete che corrispondono. Sono io che ho voluto ricordarvi com'ero e come ero divenuto per amore di voi. Bene, effettivamente l'unico velo che abbiamo a disposizione, abbiamo parlato a lungo stamattina con persone che studiano da anni questo argomento, è il velo di Manopello, che ha questa caratteristica, come vediamo in questa diapositiva, che praticamente è trasparente, se viene retroilluminato, se poniamo qualcosa a contrasto, si vede l'immagine, qua era stata posta a contrasto una mano e si vede ciò che sta al di là della mano, quindi la parte degli occhi, una parte del naso e così via. Ed è veramente un unico nella storia della cristianità, perché è molto sottile, così sottile da rendere visibile, quindi come dicevo prima, nulla, quando è retroilluminato. E poi, a seconda di come viene illuminato, si vedono volte differenti, si possono vedere i denti, cambia colore, non solo, è così sottile che si è deformato, i sottili fili sono deformati, non hanno pelline rette. E la prima cosa che è stato detto, che poteva essere di Bissomarino, se chi è andato a Manopello, i frati hanno allestito una mostra, e mostrano ciò che gli studi fino al 1990 più o meno hanno determinato, non tenendo presente di quello che è stato poi successivamente approfondito dagli studi. Quindi chi, diciamo, ovviamente io vi racconterò ciò che poi è stato possibile mettere in evidenza anche con gli studi successivi. E in realtà ci sono queste, è stato anche pubblicato questa cosa, le fibre di lino viste con luce polarizzata cambiano colore, no? Come in questo caso le fibre di Bissomarino non cambiano colore e le fibre del velo di Manopello cambiano colore con la luce polarizzata, e quindi le fibre del lino del velo di Manopello sono di lino, non sono di Bissomarino. Ancora, questa è una fotografia di Giulio Fanti, la relazione tecnica che sta conservato al santuario di Manopello nell'archivio, dove si vede la fotografia di questo, è un acaro, in particolare dovrebbe essere della specie un acaro del lino, e che si ciba di amido, di semi di lino, e quindi se sta lì perché c'è da mangiare. Invece
Pensate al bisso marino, che invece è intriso di sale, di per sé sapete benissimo che il sale allontana, diciamo, è un conservante, allontana gli insetti, allontana e così via. E di conseguenza anche questa prova indiretta dimostra che si tratta di limo. E guardate qua poi questo confronto con il volto della Veronica, di una, diciamo, delle sue rappresentazioni, queste del 1350 circa, su un libro pontificale. C'è una forte somiglianza con il volto santo di Manopello, ma la cosa più importante è che, a causa delle deformazioni di cui vi parlavo prima, il volto santo di Manopello mostra una guancia particolarmente gonfia e gli occhi non sono, l'asse che passa per gli occhi non sono paralleli all'asse che passa per il mento. Questo angolo è dovuto alla deformazione dei fili. Ed è interessante notare che il volto che è stato rappresentato nel 1350 su questo libro pontificale mostra praticamente la stessa deformazione. Quindi, diciamo, non abbiamo ancora pubblicato questi risultati, ma sembra essere proprio un'evidenza che il velo della Veronica possa essere il velo di Manopello. E si tratta di un'icona o di una reliquia? Si tratta di un quadro? E questo è una cosa, in realtà, la scienza non può parlare. Se parla di reliquia dovrebbe parlare di un'immagine acherupita, cioè non fatta da mani d'uomo. È ovviamente una cosa che va al di là di quello che la scienza può dire. La scienza cosa può dire? Può dire, può mettere in evidenza le proprietà di un certo oggetto e dire se sono spiegabili o non spiegabili. Beh, una proprietà non spiegabile del velo di Manopello è quella dell'immagine, perché dovete sapere che c'è una tecnica che si fa attraverso un'operazione matematica che si chiama trasformata di Fourier, che permette di misurare come quel cosiddetto spettro di potenza, come l'informazione è codificata alle diverse scale in un'immagine di un volto. Ebbene, tutti i quadri, i ritratti di volti umani si possono caratterizzare con un parametro P il cui valore è circa uguale a meno 2. Nel caso del volto santo di Manopello, questo è un esempio di un quadro di Leonardo, e questo è il volto santo di Manopello, questo parametro P è invece diverso, quasi 3.5. E la cosa interessante è che a 3.5 ci sono le fotografie dei volti umani e non i ritratti dei volti umani. Cioè, cosa ci sta dicendo questa analisi? Che il volto santo di Manopello, se è un'icona, fa eccezione, perché presenta uno spettro di potenza che non è tipico di un quadro, di un ritratto, ma è tipico di una fotografia. E questo ovviamente per la scienza non è una spiegazione immediata. Questo è poi un altro lavoro dove c'è stato il confronto, la sovrapposizione del volto santo di Manopello con la sindrome di Torino. Già in passato era stata fatta, qual era la differenza, qual era la novità? Che c'erano le deformazioni che sono state compensate, quelle che vi ho fatto vedere prima, che hanno permesso, diciamo, di ottenere una sovrapposizione più precisa, più dettagliata, quindi maggior concorrenza fra i due volti. Effettivamente sembra che possano effettivamente, sono tra di loro congruenti e compatibili. Ultima cosa, il colore degli occhi. Dovete sapere che l'analisi al microscopio, anche questo si tratta di un lavoro non pubblicato, sui bordi dei fili si vede un colore differente da quello che è il castano. Guardate, c'è questo azzurro. E allora, vista la presenza di, diciamo, chiamiamoli pigmenti, non saprei come altro definirli, sulle regioni laterali, diciamo, questo colore dei fili, in origine quindi l'irite doveva essere stata azzurra e ritoccata in castano. Questo perché è avvenuto? L'ipotesi che abbiamo lavorato è che effettivamente, siccome il lino inamidato tende a ingiallirsi, mettendo l'azzurro e il giallo ha alterato così tanto il colore degli occhi da non renderlo più compatibile con quello dell'irida umana, e dopo tanti secoli è stato ritoccato. Allora, non sapendo quale fosse il colore originale, è stato ritoccato castano. E come apparirebbe il volto santo di Manopello se modificassimo il colore degli occhi con quello che si vede dal bordo laterale delle fibre, cioè con questo azzurro? Sarebbe così. Questo sarebbe il volto che emergerebbe. E la cosa interessante è che effettivamente su questo studio
che è del 2017, di questo Gérard Lecoq, che è un genetista francese, sulla sindrome di Torino, è stato prelevato con lo scotch di ciò che stava in questa regione, proprio sotto la macchia ematica a forma di 3, e ha trovato in particolare questo frammento microscopico, che è un frammento di pilo o capello, e è quello che è riuscito a determinare che questo capello, questo frammento, ha una struttura tipica dei capelli biondo-rossi, perché effettivamente il volto santo di Manopello sembra essere fulvo, rossiccio, e quindi c'è un'indicazione che forse anche l'uomo della Sindone potesse essere, diciamo, fulvo. E la Valtotto, come descrive il volto di Gesù, e con questo concludo, il colore degli occhi di mio Gesù, dei zaffiri scuri, bellissimi, quindi si sta parlando dell'azzurro, i suoi capelli rosso rame, la barba folta sul mento, bipartita in due punte, crespute, circonda ma non copre la bocca, sino al labbro inferiore, sale sempre più corta verso le guance, dove all'altezza degli angoli della bocca diventa corta corta. Infatti vedete che qua il volto santo di Manopello non c'ha quasi per niente più i baffi, no? Solo agli angoli della bocca. Essa è, dove è folto, di un colore rame scuro, e questi sono i baffi, non molto folti, tenuti corti, in modo che si limitano agli angoli della bocca. Quindi come colori, eccetera, sembra che stia descrivendo proprio il volto santo di Manopello. E se volete saperne di più a riguardo, ci sono questi volumi, in particolare il quarto, vi ho soltanto dire che i diritti d'autore sulla vendita dei libri sono devoluti in beneficenza per questo progetto di prima accoglienza di alcuni senza fissa dimora. Sono stati già accolti 3, grazie proprio anche ai contributi derivanti dalla vendita dei libri. Grazie per la vostra attenzione. Dimenticavo, per chi non lo sapesse, fra i libri ci sono ovviamente le copie, quindi se qualcuno volesse sono qui presenti. Sì, prendiamo adesso il quarto d'ora che dovevamo prendere prima. Ci vediamo a 5 minuti alle 6, riprendiamo e siamo stati qui. Grazie. Sì.